Prima di avviare il video ho visto letteralmente qui davanti una creatura strana, senza quasi una skin, era quasi tutto quanto buio. E infatti, allora ragazzi, guardate, nella tab non c'è letteralmente nessuno, anche prima non c'era nessuno, io ne sono abbastanza sicuro. E io ho visto qualcosa, e stava succedendo qualcosa di strano. Io ora forse sono paranoico, forse sto impazzendo, forse non lo so, ci potrebbe essere tutto quanto, ma sta per succedere qualcosa, io ne sento la presenza, sento che qualcosa qui sta succedendo. E allora, prima di tutto, io ho notato anche delle cose, tipo qua se vado nel mio castello. Allora, prima di tutto andiamo sotto nel mio castello, perché vi devo far vedere questa cosa. Ho pensato che fosse stato qualcuno dei miei amici, però guardate, non c'è più niente. Nelle mie casse dove c'erano mille cose, non c'è più assolutamente niente. Tipo questa, la casa del cibo, la cassa dei diamanti, non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. E questa cosa mi fa pensare troppo. Ma che caspita sta succedendo? Cioè seriamente, com'è possibile che ci siano tutte queste cose qua? Adesso andiamo un attimo per il mondo, lo esploriamo. Allora, io, questo è il mio castello, come ben vedete. Ok. E allora, se non succede niente, questo video non uscirà, ovviamente, perché sembro fuori di testa, se no. Però sono abbastanza sicuro che succederà qualcosa, perché purtroppo i miei mondi, non so perché, ma io sono maledetto sin dalla nascita, a quanto pare, su Minecraft. Almeno su Minecraft, dico. E quindi o qualsiasi mondo che io avvio succede qualcosa. Ecco, cos'è questa roba, per esempio? Perché c'è dell'acqua qui? Prima non c'era, io ragazzi vi garantisco che prima io sono uscito da qua e l'acqua non c'era. Io ne sono certo al 100%. Non sono pazzo, cioè avete visto anche voi, io ero uscito da questo portone, l'acqua qua... Prima, o mi sbaglio, no, perché per farvi capire, prima non c'era quest'acqua qui che scendeva dalle torri e non c'era nemmeno questa qua. Scusate se sono sarcastico, ma... State capendo, vero, che c'è qualcosa che non va? Ma non è finita qua, oh no, non è finita affatto qua. Perché questa cosa non è che sta succedendo solo da ora, sta succedendo da un po', purtroppo. Io per fortuna ho fatto il backup, mi sono preparato, ma questo tizio qua continua a distruggermi tutto quanto. Io ora voglio farvi vedere anche a voi, perché sono stufo che sto tizio continua a distruggermi tutto il mondo. Distruggerci anzi, perché anche i miei amici giocano qua all'interno e sembro... Allora, questa è anche una prova per i miei amici, perché sembro fuori di testa io, ok? Cioè, vedete che non sono io, che mi dicevano, ma Dunis, ma sei tu? No, no, vedete, sono... vi sembro io? Non sono io, come ben vedete. Almeno io non ho la capacità, non sono... No, Gesù, non sono nemmeno il demo, non sono nessuno, ok? Non ho la capacità di far uscire l'acqua dai blocchi. Senza piazzarla, perlomeno. E io di certo non sono stato a piazzarla, quindi secondo me c'è qualche creatura strana all'interno. Allora, cerchiamo di capire bene quale creatura sia questa qua. E sinceramente io mi sto molto, molto inquietando, perché comunque, se voi vi rendete conto, queste cose non succedono normalmente su Minecraft. Allora, c'è stato un colpo. Ok, allora qualcuno mi ha dato un colpo. E qua mi ha dato anche fuoco, peraltro. Quindi, perfetto, no? Dai, per favore. Io ho paura, ragazzi. Cioè, non so come... Ok, c'è definitivamente qualcuno. Non so se si fosse capito, ma c'è qualcuno. Allora, questo qualcuno ha distrutto il portale del Nether. Non so se ha qualche strano rapporto col Nether. Magari detesta il Nether, oppure magari arriva dal Nether. E sta griffando letteralmente il mondo, mannaggia lui. E guardate la lava che scende super velocemente. Questa cosa già, secondo me, non è normale. Almeno credo. E poi... La cosa più strana è che sta scendendo della lava da sopra un albero. Oh no, mi sbaglio, magari, non lo so, amici, mi volete dire che questa cosa non è strana? No, perché adesso voglio proprio ben vedere che cosa mi dite. Cioè, adesso o sono pazzo io, oppure c'è qualcuno che sta distruggendo le cose nel mondo. E di certo non è nonno, perché abbiamo visto quando praticamente nonno ha fatto esplodere tutto. Ecco, quello è perché era arrabbiato e perché era pazzo lui, ma qua non c'entra niente, nonno. Qua è proprio qualcosa di strano che sta succedendo. E io non voglio nemmeno sapere che cazzo... Cioè, sì, voglio sapere, perché appunto se sappiamo probabilmente abbiamo del potere appunto su questa cosa. Come avete presente tipo i demoni? Allora, non voglio entrare in queste cose che sono forse un po' religiose, non so. Però, insomma, a chi ci crede praticamente i demoni, se sai il loro nome hai più potere su di loro, no? Invece, se non sai il loro nome, non hai potere su queste entità. Quindi... potere intendo di scacciarle via, ovviamente. Se no, ovviamente. E quindi, se io conosco chi caspita è che c'è qua all'interno del mondo, magari posso capire anche come scacciarlo via. Se tipo è un SCP, metti caso, come faccio a scacciarlo via? Bella domanda. Cos'è stato? Guardate che qua io ho paura, perché ho paura anche per l'incolumità. Cioè, allora, io ho paura che questo qua mi uccida. Ok, che, vabbè, siamo su un gioco. Fin quando siamo su un gioco,
Non succede niente. E spero che ovviamente questa cosa non si estenda. Vabbè, alla realtà è un po' impossibile. Cioè, dai, non prendiamoci in giro. Però praticamente. Ecco, bene. Questa è stata. Allora, prima di tutto è una minaccia questa. Prima di qualsiasi altra cosa. Ma il fatto è che. Cioè, mi fa un baffo. Cioè, capito? Non... Io gli posso fare un baffo a sto tizio. Non è una minaccia. A me. Che cazzo se ne frega lui se mi minaccia. Tanto non è. Non è, capito? Non è che lo posso denunciare. Cosa vado a denunciare un'entità su Minecraft? Cioè, vabbè, comunque. A parte questa storia qua che comunque è un po' particolare. Dicevo ragazzi, anche se ok è un gioco, vabbè è vero, però comunque c'è, cioè, caspita, ma è mai possibile? Cioè è una roba veramente maledetta. Perché scusate, su Minecraft non capitano queste cose. Prevede pure le mie mosse, peraltro. Prevede pure le mie mosse, ragazzi. Ora io voglio dire, chi è che sa in un gioco una, allora, una cosa non pensante. Allora, un'entità che hanno inserito loro, vedete, prevede. Allora, io vi sto dicendo, prevede le mie mosse. Pensate a quanto, caspita, è strana questa cosa. Perché in un gioco, praticamente, non c'è un'entità artificiale, capito? Cioè, non c'è un'intelligenza artificiale che dice, ok, adesso secondo me lui farà questo, perché farà questo. Oppure non è che sa prevedere, non è che mi uccide. Sembrava, quando io ho detto ho paura per la mia incolumità, sembrava anche che ci stesse sentendo. Quindi, capite, è come se ci fosse un'intelligenza, tipo, artificiale, che vuole, tipo, distruggermi. Oppure magari un'entità all'esterno che, tipo... Si è impossessata di Minecraft. Io non lo so, sto facendo un po' di congetture. Per favore scrivetemi anche voi, perché non so che cosa può essere. Anche nello scorso Vanilla abbiamo visto una cosa del genere. Ma nello scorso Vanilla mi pare fosse diverso, perché c'erano anche dei tentacoli che uscivano dal terreno. Quindi era un'altra cosa. Io presuppongo che in questo Vanilla ci sia qualcosa di questo tipo. E ci sono delle esplosioni. Bene. Cioè io vi dico la verità, io non ho parole. Cioè io, allora perché? Perché capitano queste cose? Cioè, ci rendiamo conto? Secondo me io ho qualcosa, sin dalla nascita, che tipo nei giochi e non solo, mi perseguita. E non voglio dire che cos'altro. Scusate. No, ma perché? Perché? Ma allora, o è l'anima di un Griefer, ma che, cioè, che caspita fa? Ma vi ripeto, ma non c'è nessuno qua. Cioè, è un mondo vuoto totalmente. E come vedete, cioè, nel senso, guardate, sta facendo esplodere tutto quanto. E mi chiedo con quale scopo. Cioè, nel senso, anche se fosse una cosa tipo di Mojang, ok? Immaginate Mojang mette una cosa del genere. Ma vi pare mai che riescono a fare un'entità così tanto intelligente da prevedere le mie mosse, da sentirmi mentre parlo, mentre registro il video? E quindi da far cose, insomma, da fare cose in generale. Non è normale, capite? Non è normale. Cioè, io non so cosa dire, cioè, veramente. Boh, cercheremo di capire bene come funziona questa cosa. Mi raccomando, voi ragazzi, scrivetemi nei commenti. Io voglio capire anche cos'altro fa. Magari per gli ultimi minuti, ma sinceramente penso che continuerà a distruggere il mondo come ha già fatto altre volte. Perché fuori dal video l'ha già fatto, purtroppo. E per fortuna io e il backup sono sempre molto sicuro su queste cose. Mi salvo i miei mondi. Faccio 20 backup al giorno, perché si sa mai che magari c'è un bug, ti esplode il mondo e ciao. Invece questo non è un bug. E faccio bene, come ben vedo, a salvare il mio mondo. Perché nel caso succeda qualcosa, e infatti, come ben successo, è pieno di lava, TNT e tutto quanto. Beh, ho fatto direi decisamente bene a fare il backup. Però ecco, non vorrei che con il backup si fosse salvato anche qualcos'altro che non doveva salvarsi all'interno di questo mondo. E avete capito tutti di cosa sto parlando? Avete capito tutti? Sto parlando di questa entità o di quel che caspita è, sinceramente non lo so, intelligenza artificiale, quel che caspita, io non lo so veramente. Non, ma mi sembra anche strano se è un'intelligenza artificiale, non lo so veramente. Scrivetemi voi nei commenti se vi è mai capitata una cosa del genere, prima di tutto. Se secondo avete tipo delle soluzioni, se magari tipo andando in giro per il web trovate, ecco, no vabbè, mi ha ucciso di nuovo e continua imperterrito, vedete? Io devo uscire dal server, tra poco esco. Scrivetemi nei commenti comunque se magari cercando un po' sul web riuscite a trovare qualche soluzione a queste cose, e quindi datemi per favore nei commenti, perché così almeno posso risolvere io insieme ai miei amici. Perché ovviamente non faccio da solo, perché figuriamoci, già mi cago addosso a fare questo video. Figuriamoci se poi faccio pure da solo a risolvere queste cose. Allora, continua a distruggere tutto quanto. Io direi che esco dal mondo e ragazzi, ci vediamo, niente, qua...